dottor Bonifazzi dell'Università Tor Vergata, che invece ci parlerà, come dire, di un argomento estremamente interessante che ha anche un pochino animato le cronache giornalistiche di Ostia durante l'estate, e questa famosa barriera corallina di cui si è, credo, impropriamente parlato, che però costituisce sicuramente un aspetto che può essere positivo per quello che riguarda la tutela del litorale, la tutela delle coste contro il fenomeno dell'erosione. Materiale gentilmente messo a disposizione dal professor Leggetti, l'ha lasciato a chi parlava successivamente. Buongiorno a tutti, sono Andrea Bonifazzi, ecologo marino e divulgatore scientifico. L'argomento che vi illustro quest'oggi appunto sono i reef a sabellaria, le barriere a sabellaria, un argomento che inizio estate ha avuto un impatto mediatico importante. Si è parlato di questa fantomatica barriera corallina di Ostia, un argomento che è stato ripreso da quotidiani, ripreso dal Messaggero, da numerosi siti locali, addirittura in TV se ne è parlato. Ovviamente si è parlato in maniera molto semplicistica di barriera corallina, è stata una semplificazione giornalistica, in quanto si parlava di una barriera e del mare. Per associazione una barriera e mare viene associata appunto alla barriera corallina. Ovviamente i riff che vi illustrerò non hanno nulla a che vedere con la barriera corallina. Ciò non toglie che siano comunque estremamente importanti, magari come appeal sono meno di impatto rispetto a una barriera che può stare in Mar Rosso, ma comunque a livello ecologico sono estremamente importanti. Ci tengo a precisare che questo lavoro è stato finanziato da un PRIN, quindi un progetto di ricerca di interesse nazionale, il cui scopo era studiare tutte le biocostruzioni costiere presenti lungo le coste italiane, compresa appunto le barriere a sabellaria. Che cos'è esattamente una biocostruzione? Altro non è che una struttura edificata da un organismo marino che tende a incrementare la diversità, l'eterogeneità dell'ambiente su cui si sviluppa, molto spesso modificando, plasmando l'ambiente stesso, andando a creare quindi delle situazioni ecologiche differenti rispetto a quelle che troviamo in precedenza. È importante, le biocostruzioni sono molto importanti per vari aspetti. Innanzitutto incrementano la complessità topografica dell'ambiente. Che significa? Essenzialmente creano nuovi micro habitat colonizzabili da altri organismi. Di conseguenza costituiscono dei veri e propri hotspot di biodiversità. Significa che laddove c'è una biocostruzione generalmente c'è un picco di ricchezza specifica, ci sono più specie rispetto a quante ne troviamo negli ambienti limitrofi. Inoltre, ovviamente, le biocostruzioni hanno un importante ruolo anche nel funzionamento degli ecosistemi. E ultimo, ma non ultimo, da un punto di vista ovviamente antropico, hanno un elevato valore estetico e ricreativo, di conseguenza hanno degli effetti, potrebbero avere degli effetti positivi anche a livello turistico. Che cos'è esattamente sabellaria? Sabellaria è un anello di polichete appartenente alla famiglia Sabellaride, un verme marino per capirci, che in Mediterraneo è presente con due specie, sabellaria violata e sabellaria spinosa. Quella che ha eretto la barriera di Ostia, la barriera del nostro litorale, è sabellaria violata, che in generale è la specie più abbondante presente lungo le coste italiane, che essenzialmente è fatta così. È un vermetto che molto spesso viene anche chiamato tremolina, anche se in realtà la cosiddetta tremolina è un insieme di specie che i pescatori tendono ad associare con lo stesso nome. È un piccolo verme di 4-5 cm, filtratore, la cui capacità è quella di secernere un muco organico grazie al quale riesce a cementare la sabbia, riesce a creare questi tubicini. Ogni singolo verme crea un tubicino e vive all'interno di esso. La capacità di questi vermi è il fatto di essere una specie gregaria, significa che in un metro quadrato di biocostruzione possiamo trovare decine di migliaia di vermi, perché come vedete l'appressarsi di più tubicini, ogni tubicino considerate che è costituito da un organismo, tende a formare queste strutture alveolari, da cui appunto sabellaria alveolare. Andiamo avanti. È importante, diciamo, ovviamente, si tratta di biocostruzioni non molto resistenti, si tratta pur sempre di strutture edificate da muco e sabbia, quindi in caso di mareggiati, di eventi meteomarini particolari, tendono a disgregarsi.
di contro sono, così come non sono resistenti, sono molto resilienti, vuol dire che in caso di danneggiamento in relativamente breve tempo riescono a ricostituirsi, a ritornare nelle situazioni originali o addirittura a svilupparsi maggiormente. Infatti, per sua natura, le barriere di sabbia dell'aria vanno incontro durante l'anno a varie fasi: fase di reclutamento, di crescita, di stagnazione e la fase distruttiva. Tutte fasi sono assolutamente naturali, ma ovviamente possono predominare, può predominare l'una rispetto alle altre a seconda dei determinati eventi stagionali o ovviamente a seconda dell'impatto dell'uomo. La fase di reclutamento altro non è che la fase in cui le larve di sabbia dell'aria, che sono planctoniche, quindi vivono libere nell'acqua, vanno a colonizzare queste biocostruzioni preesistenti. La fase di crescita, ovviamente, è la fase di massimo sviluppo della biocostruzione, che raggiunge un picco nella fase di stagnazione, quindi successivamente si ha la fase distruttiva. La fase distruttiva può essere causata da, può essere originata da varie cause, può essere dovuta banalmente all'uomo, a calpestio, o anche alla disgregazione, appunto, per cercare vermetti come esche, come ho già detto in precedenza. Ma naturalmente una biocostruzione può andare incontro a fase distruttiva anche per gli eventi meteomarini. Una mareggiata, per esempio, in inverno tende a distruggere, a rimuovere grossi blocchi di biocostruzione. E infine anche la competizione con altri organismi per lo stesso substrato può creare comunque una fase distruttiva. Questa foto, ad esempio, l'ultima, come si può vedere, la sabbia dell'aria è circondata da cozze. Infatti i maggiori competitor di sabbia dell'aria sono proprio i mitili. È stato osservato, come è noto anche in letteratura, come generalmente ci siano fasi dell'anno in cui tendono a dominare le cozze e fasi in cui tende a dominare sabbia dell'aria. Diciamo, ci sono proprio delle fluttuazioni annuali che attualmente non sono, sono monitorate, ma non si capisce bene per quale motivo un anno domini uno, un anno domini l'altra. Tuttavia, come ho già detto, quando la biocostruzione viene danneggiata, tende a ricostituirsi grazie appunto alle larve planctoniche che hanno la capacità di insidiarsi selettivamente laddove già era resistente una biocostruzione. Sabbia dell'aria in Mediterraneo ancora non è molto, non ha molto appeal, non è ancora molto conosciuta. Il discorso è differente per il nord e per l'Atlantico. Qui stiamo a Mont Saint-Michel, nel nord della Francia, dove questa biocostruzione costituisce, ricopre circa 250 ettari, costituendo di fatto l'organismo costruttore più importante nelle acque costiere temperate, nonché la biocostruzione più estesa in generale in Mediterraneo. Ovviamente stiamo sul versante atlantico della Francia, quindi si parla di condizioni ecologiche totalmente differenti dalle nostre. Qui abbiamo escursioni di marea di 7-8 metri, in Mediterraneo abbiamo 30-40 centimetri, quindi ovviamente è improbabile che in Mediterraneo troviamo una situazione simile. La sua estensione, la sua importanza ha fatto sì che questa biocostruzione sia ormai studiata da decenni e sia sottoposta ovviamente a numerosissime misure di protezione. Discorso differente invece per il Mar Mediterraneo, non solo per l'Italia. In generale, sabbia dell'aria in Mediterraneo è indicata dalla UCN, quindi l'Unione Internazionale per la Conservazione delle Specie, come data deficit. Vuol dire che attualmente non abbiamo ancora abbastanza dati sia qualitativi che quantitativi riguardo le biocostruzioni di sabbia dell'aria per poter stabilire eventuali misure di protezione, per poter attuare eventuali misure di protezione. Quindi ovviamente tutti gli studi che verranno fatti successivamente per monitorare sabbia dell'aria ovviamente saranno ben accetti dalla UCN. In questa mappa ho riassunto brevemente alcune delle principali biocostruzioni di sabbia dell'aria lungo le nostre coste, e con colori differenti a seconda che si trovino a nord o a sud del Tevere, che funge da barriera naturale. Come si può vedere, da Punta Morello, quindi a Montalto di Castro, fino a Sperlonga, sono presenti con una certa costanza le biocostruzioni. Il mio focus ovviamente riguarda la biocostruzione di Ostia. La biocostruzione in questo ambiente è una biocostruzione enorme. Come si può vedere, si estende dal porto fino a poco oltre il canale dei pescatori e per circa quindi 5,2 km lineari, grosso modo. Come si può vedere, allora ci tengo a precisare che questa mappatura l'abbiamo effettuata ad agosto 2014. Successivamente siamo tornati a effettuare il monitoraggio, ovviamente una mappatura così estesa non è stato più possibile rifarla perché non abbiamo più finanziamenti. Quindi, come potete vedere, ho indicato la biocostruzione con due colori differenti. Essenzialmente questi due colori indicano le condizioni di crescita differenti. Là dove vedete arancione e giallo, essenzialmente è la zona dove la biocostruzione non è compatta, dove la biocostruzione è presente tramite blocchi
isolati di circa 3-4 metri di estensione, intervallati appunto da lingue di sabbia. Le zone invece completamente gialle, quindi nella parte centro-meridionale della mappa e nella parte più settentrionale, costituiscono il reef compatto, il reef continuo, la barriera vera e propria. Come potete vedere, tutta la barriera si estende parallelamente a costa perché essenzialmente si accresce lungo le barriere artificiali, praticamente ha ricoperto le barriere artificiali che sono state messe nel 90 qui sul litorale. C'ho qualche problema. E inoltre, nella zona più compatta abbiamo effettuato anche dei campionamenti, che vi illustrerò brevemente, per andare a studiare anche l'impatto di questa biodistruzione sulla biodiversità. Allora, questi sono alcuni numeri riguardanti la biodistruzione in generale. Come si può vedere, l'area coperta in totale dalla biodistruzione di Ostia è di circa 275.000 metri quadri, quindi un'estensione veramente importante. L'area totale invece occupata dal reef compatto, quindi la parte centro-meridionale e la parte settentrionale, sono 48.000 metri quadrati, quindi quasi 5 ettari. Anche in questo caso si parla di estensioni importanti, che appunto ricoprono oltre un chilometro lineare di costa. Di fatto, numeri alla mano, si tratta del più esteso reef a sabbia l'area mai descritto nel Mediterraneo. Ci ho tenuto a specificare descritto e non scoperto semplicemente perché, come ho già detto, la comunità scientifica si è poco interessata a sabellare, quindi ciò non toglie che magari in Grecia abbiamo una biocostruzione più estesa, ma semplicemente non è stata ancora descritta in letteratura. Qui in queste foto volevo brevemente mostrare come si può presentare la biocostruzione. Come potete vedere, in maniera in qualche modo analoga a quella di San Michele, la biocostruzione può crescere anche parzialmente emersa, quindi nella zona intertidale, nella zona di marea. Mentre questa è la condizione che abbiamo trovato al momento della mappatura, dove si vedono questi blocchi isolati, mammellonari, più o meno grossi, che appunto sono intervallati da lingue di sabbia. Mentre in altre zone questi blocchi tendono a unirsi tra di loro, formando queste barriere più compatte. Come ho già detto, la mappatura, quelle foto sono risalenti alla mappatura, tuttavia, verso metà luglio siamo tornati, anzi ringrazio il dottor Fratini per queste foto, siamo tornati a vedere in che condizioni era la biocostruzione. E con grande stupore abbiamo visto che era addirittura cresciuta rispetto a come l'avevamo lasciata nel 2014. Comunque, come potete vedere, è molto compatta, si estende per grandi dimensioni, grazie. Appunto, in maniera essenzialmente continua. Questa foto è particolare perché mostra come anche questo ambiente, comunque, sia un ambiente, ripeto, tra virgolette, colorato. Ovviamente non è una barriera corallina, ma sicuramente non è meno importante, non è appunto un fascino veramente importante, in quanto è in grado di supportare una biodiversità elevata. Sono tantissime le specie che vivono nel suo interno. Possiamo avere pesci, possiamo avere mollusi, crostacei, cnidari e così via. E inoltre è importante come area di nascita. Che significa? Significa che molte specie, alcune importanti anche a livello economico, vanno a riprodursi in questo ambiente. Quindi danneggiare questo ambiente significa avere effetti a catena anche su altre specie. Questi sono semplicemente alcuni dati numerici riguardanti la biodiversità associata al reef. Come si può vedere, le specie rinvenute sul reef sono quelle più abbondanti rispetto ai substrati limitrofi. Il substrato duro, il substrato roccioso, ha un numero di specie molto simile. Viceversa, il substrato sabbioso ha un numero di specie chiaramente basso, come nella norma. Questi due grafici mostrano come invece nel corso dell'anno, in seguito ai nostri campionamenti, è stato possibile osservare come la ricchezza specifica sia abbastanza costante durante l'anno. Significa che da settembre ad agosto il numero di specie è più o meno costante sempre sulla biocostruzione, mentre a variare sono le abbondanze. Ad esempio, tra agosto e settembre abbiamo osservato una esplosione di nidi, che come ho già detto sono i maggiori competitor di sabellare, e di conseguenza il numero di individui associati alla ricostruzione, a prescindere dalle specie, è risultato più abbondante in determinati periodi dell'anno. Questo grafico mostra invece la ricchezza specifica in rapporto agli altri ambienti. Lo spiego perché sennò si capisce poco, sì. Allora, B indica la biocostruzione, quindi sabellaria, H, hard, quindi il substrato roccioso, ed S la sabbia. Come si può vedere, biocostruzione
substrato roccioso hanno appunto una ricchezza specifica simile e costante durante l'anno. La sabbia è un caso a parte. Per quanto invece riguarda la diversità, quindi un parametro che tiene conto non solo della ricchezza specifica, ma anche delle varie abbondanze, di come sono ripartite le abbondanze rispetto alle singole specie, come si può vedere? Sì, la biocostruzione mantiene una diversità costante durante tutto l'anno. Diverso discorso per il substrato duro, che invece mostra grande fluttuazione, e il substrato mobile, anche in questo caso, ha sempre valori bassi. Quindi questo pone l'accento sull'importanza della biodiversità di Tabellaio. Veniamo al dunque. Sebbene ancora non ci siano studi specifici sull'azio, alcuni studi, soprattutto in Adriatico, hanno dimostrato come Tabellaio è in grado di stabilizzare il sedimento mobile, di fatto riducendo, essendo in grado di ridurre l'erosione costiera. Oltretutto, la rimozione meccanica di questi blocchi che vengono riversati sulla spiaggia possono fungere da una sorta di rifacimento in situ. Quindi le sabbie che vengono rimosse dal blocco possono andare nuovamente a rimontare la spiaggia. Per osservare come ciò fosse possibile, abbiamo effettuato una mappatura con una e non è stato possibile farla ad Ostia perché la ricostruzione è un po' profonda, arriva fino a 4 metri, quindi con droni non saremmo stati in grado di osservarla, però siamo andati a Tor Caldara semplicemente per osservare le dinamiche di questa ricostruzione. Ok, grazie. Come si può vedere, abbiamo effettuato una mappatura a dicembre e ad agosto, che mette ovviamente con la stessa scala, mette in evidenza le grandi differenze durante il corso dell'anno e quindi anche la capacità che ha la biocostruzione di riaccrescersi comunque relativamente poco tempo. Come si può vedere a dicembre, a dicembre abbiamo una biocostruzione meno estesa e una spiaggia più ampia, ad agosto abbiamo una biocostruzione più estesa e una spiaggia meno ampia. Ciò significa in maniera ovviamente attualmente ancora speculativa perché non abbiamo fatto studi sedimentari ad hoc, comunque sembrerebbe che ci sia una inclusione importante del riffa sabellare nel ruolo delle dinamiche costiere anche a livello sedimentare, quindi ovviamente ulteriori studi saranno necessari per capire se effettivamente il sabellare possa fungere da serbatoio di sedimento per le spiagge. Come ho già detto, le biocostruzioni in Atlantico, sia nel Regno Unito che in Francia, sono molto studiate e quindi sottoposte a numerose misure di protezione, differente discorso per l'Italia, dove praticamente abbiamo solamente due biocostruzioni protette, una nell'area marina protetta di Torre del Cerrato in Abruzzo e una nel sito di interesse comunitario di Torre Mileto. Ci tengo a precisare con un po' di orgoglio che il sito di Pugliese, il SIC Pugliese, è stato realizzato in seguito a un nostro studio e si è posto proprio l'obiettivo prioritario di tutelare le biocostruzioni di sabellaria spinulosa, in questo caso l'altra specie presente in Mediterraneo. Tuttavia in quest'area la biocostruzione si estende per circa un metro, quindi non è neanche paragonabile con quella di sabellaria presente qui ad Ostia, che è molto più estesa, solo che in questo caso è stata sottoposta a protezione. Da noi ancora no, ovviamente. Come già detto, quindi, sebbene un certo appeal mediatico c'è stato, fortunatamente anche la comunità scientifica sta incominciando a interessarsi a questo argomento. Questi sono alcuni dei lavori che abbiamo prodotto nel corso dell'ultimo anno proprio su questa biocostruzione. Contiamo ovviamente di farne altri. Mentre questi sono semplicemente gli enti, i dipartimenti con cui ho collaborato e che mi hanno permesso di effettuare questi studi.